Sono 35 milioni di euro le risorse che Napoli Obiettivo Valore, società di progetto che affianca il Comune di Napoli nella gestione delle entrate tributarie, ha incassato al 15 marzo, nei primi mesi di attività. Questi dati annunciati dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi con l'assessore al bilancio Pierpaolo Baretta, la responsabile entrate del Comune Paola Sabadin e il presidente di Napoli Obiettivo Valore Luca Bianchi. In particolare, i dati dicono che all'avvio effettivo della campagna di riscossione avvenuto lo scorso ottobre, la società ha già inviato 400.000 atti di riscossione ai cittadini inadempienti per un valore totale di 380 milioni di euro. L'incasso complessivo di circa 35 milioni tra già riscosso e rateizzato è composto da tre voci diverse: il recupero della Tari per circa 20 milioni e mezzo di euro, quello dell'IMU oltre 12,7 milioni di euro e più di 1,5 milioni di euro per le violazioni del codice della strada. Le entrate, è stato annunciato, aumenteranno sensibilmente con l'avvio delle procedure sanzionatorie ai cittadini che continuano ad essere morosi. L'obiettivo è di arrivare a 600.000 atti inviati prima del periodo estivo. È un risultato soddisfacente perché intanto è in linea con le previsioni che avevamo fatto, ma poi denota anche una disponibilità dei cittadini a cogliere il senso della nostra operazione, che è quella di scambiare un recupero di risorse con un miglioramento complessivo dei servizi. Sono tutte risorse che vanno poi destinate ad abbattere il debito, a migliorare i servizi. Il tema della riscossione è un tema fondamentale, perché riportare Napoli nella normalità, nella media nazionale, significa non solo realizzare un principio di equità, cioè che le tasse le pagano tutti e non pochi e non una minoranza, ma poi soprattutto avere quella disponibilità di risorse di spesa corrente che ci consentono poi di pagare di servizi, quindi dai trasporti all'igiene urbana, al verde, alla manutenzione stradale, che poi garantiscono una migliore qualità della vita della città.